Amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel. In questo video parleremo del capitolo 1013 di One Piece, un capitolo atteso quanto inatteso. Ma prima di parlare del capitolo vi ricordo alcune cose. Mercoledì 12 ho fatto una live con Zen riguardo gli spoiler incompleti del 1013 e abbiamo indovinato diverse cose. Vi consiglio di iniziare dal minuto 15, che prima ci sono io da solo che faccio il delirio. Martedì prossimo invece, il 18 maggio, intorno alle 22 sul mio canale, poiché questa settimana purtroppo One Piece non verrà pubblicato e sarà in pausa, faremo una live speciale riguardo l'attuale saga di Wano con numerosi ospiti. Non mancate! Ricordo inoltre che ho messo Instagram e ho aperto anche un canale Telegram e non solo, dove possiamo parlare del manga e altro. Il canale Telegram è legato anche alla pagina di One Piece Backstage Italia, oltre che alla mia pagina personale. Trovate i vari link qui sotto in descrizione. E ora piccolo momento pubblicitario che solitamente faccio verso la fine del video. Stai cercando comics? Manga? Vuoi informazioni sull'evento Road to 100 che ci accompagnerà da giugno, quando uscirà il volume 98 fino all'uscita del volume 100 con tante sorprese qua e là? Contatta la Tana del Nerd, la migliore fumetteria di Bisceglie, ora anche online. Giacomo Ferrucci, un vero appassionato, ti sta aspettando! Bene, allora salpiamo! Ennesima cover a richiesta, scena che ritrae i due personaggi più chiacchierati dei Mugiwara, Sanji e Zoro, in una situazione veramente ridicola, che a me non fa ridere e fa solo sbuffare. Non come nel capitolo precedente, dove erano loro i due protagonisti. Nel precedente capitolo, infatti, ho riso tantissimo. Piccola chicca, anche se una cover a richiesta, appare come un richiamo ad una vecchissima SBS apparsa nel volume 20 di One Piece. Per la cronaca, stiamo leggendo quello che dovrebbe essere il volume 100. Nel volume 20 siamo in piena saga di Alabasta. Vi ricordo che martedì ci sarà una live che parlerà dei parallelismi tra l'arco di Alabasta e quello di Wano. Ma torniamo all'SBS. Il lettore chiedeva a Oda se Zoro fosse stato un animale, che animale sarebbe stato? E la risposta è uno squalo. Le SBS sono inutili? Vengono usate per interagire con l'autore, scherzare e magari avere qualche informazione superflua, ma che per alcuni fan è utile. Preciso, le SBS, non i databook. Quindi... Odelli Mello, mi sa che Oda ancora una volta ti sta trollando. Ciao Odelli Mello! E ora lasciamo perdere questa inutile cover a richiesta, speriamo tornino davvero le mini avventure, ma che non siano come l'ultima su Pound, e parliamo del capitolo! Benvenuti sul palco del Teatro Kabuki. Mi sembra doveroso ricordare ogni tanto che la saga di Wano è stata impostata dal nostro sensei come una recita teatrale. Nel paese dei samurai ogni nostro Mugiwara assume un'identità e ha un compito speciale al fine di radunare più alleati possibili per il grande scontro finale che si sta attualmente svolgendo. Se ho fatto questa premessa è che voglio farvi capire l'ottica con cui ho deciso di analizzare il capitolo 1013 per poi proseguire questo ragionamento che ho appena iniziato alla fine del video commento. Ragionamento che troverà il suo apice nella live di martedì 18. Allora andiamo avanti, se no mi disperdo. Il capitolo si apre sulla scena che concludeva il 1012, ovvero Nami che ha colpito Ulti, le solite frasi di Usopp dello scappare, la risposta di Nami in preda alla rabbia. Ma se hai solo determinazione non hai quella forza per imporla, cosa ti occorre? Il Deus Ex Machina, ovviamente. E se nel 1012 Nami aveva rubato la scena Big Mom, qui la mammona si riprende la scena con prepotenza, usando un attacco combinato dei tre Omis che diventano una sorta di spada elementale fuoco elettrico che fanno un attacco devastante contro Ulti. Il design di Era non mi è piaciuto, ma direi che è in stile donna di Wano Kuni, quindi me lo faccio piacere. A voi quel design è piaciuto? Sì? Beh, i gusti sono gusti, no? E va bene. Ora parliamo di Big Mom. Big Mom divide il suo mondo in bianco e nero. Se sei bianco sei buono e sei amico di Big Mom. Se sei nero sei cattivo e sei nemico di Big Mom. Non ha alcuna sfumatura. Come la regina di cuori di cui parlavo anni fa nel video dedicato a Big Mom che trovate sul canale, lei vive circondata da persone ipocrite
che non la amano davvero, ma la temono e la assecondano sembrando bianche, ma che in realtà sono tutte sfumature di grigio, se non nere. Basta vedere i suoi figli, che a conoscenza di com'è la mammona, cercano di agire di conseguenza. Oppure basta parlare dei suoi presunti benefattori, Madre Carmel, che la seconda e fa buon viso a cattivo gioco perché vuole venderla al governo mondiale, Streusen, il cuoco che raccoglie con sé il mostro di Big Mom e assecondandola ne plasma la mente. Questo rende Big Mom forse uno dei personaggi più complessi non Mugiwara meglio riusciti fino ad ora. E quindi, visto che Tama segue Nami e Usopp, che sono suoi amici, diventa nemica di Big Mom. E quindi non è più bianca, ma nera. E quindi, nella mente di Big Mom, va eliminata. Senza pietà. E ora, parliamo un po' di Zeus. Oda si sofferma a lungo su questo Omis. Ma sarà realmente morto? Sfuma davvero il power-up già scritto e atteso di Nami? Io non voglio crederci, ma voi, ditemi la vostra commentando qui sotto. Come dice il detto, non c'è due senza tre. E quindi interviene Kid con un rabbioso Punk Gibson, rubandosi anche lui la scena della serie, le entrate in scena, quelle belle. Arriviamo al finale del capitolo. Abbiamo il discorso di Kaido. Qui, dato che ancora devono uscire la versione tradotta dalle pagine giapponesi, eviterò di soffermarmi troppo, seppur credo che sia molto importante e caratterizzi parecchio il villain di questa saga, Kaido. Dalle varie versioni che ho letto, sembra abbastanza amareggiato e deluso. Che sia la fine di One Piece? Ovviamente no. Questo è solo l'inizio che porterà alla rivalsa di Luffy. Guardando solo le immagini che ho riportato, secondo voi Kaido sta piangendo? Si sta mettendo la mano in fronte perché voleva sgozzare Luffy ma è stato preso dalla foga? Altro? Guardando invece Luffy, non vi ricorda un po' la saga di Alabasta? Sì? Bene. E parleremo martedì 18 in live, sempre su questo canale, con numerosi ospiti, non mancate! Ora, come annunciato ad inizio video, vorrei riprendere il discorso riguardante il teatro Kabuki. Nel teatro Kabuki, il terzo atto finisce in malo modo per i buoni. Per ora, abbiamo Zoro e Luffy in palese difficoltà. Credo fermamente che Oda chiuderà piano piano alcune di queste situazioni e concluderà il volume 100 o inizierà il volume 101 concludendo l'atto 3, dopodiché parlerà di Shanks come aveva annunciato. A proposito di Shanks, il nostro dellone nazionale ha fatto il video su Shanks vampiro e sappiamo tutti che è una trollata, ma se volete farvi due risate e vedere come il maestro della riscrittura ribalta la frittata, recuperatelo! Saluto e ringrazio come sempre tutti gli iscritti, tutti coloro che vedranno il video, tutti coloro che metteranno un like e anche tutti coloro che commenteranno. E ovviamente saluto come sempre il circolo del leoncino, veri massoni! Saluto, sperando di non aver dimenticato nessuno, coloro che hanno scritto sotto il precedente video commento. Mi riferisco a Bartolomeo, Francesco e Miracloden. Se siete arrivati fin qui, commentate con l'hashtag Atto Terzo. Ripeto, hashtag Atto Terzo. Ami One Piece? Allora condividi questo video, i Lupi Team cercano editors per sostenere il canale, pollice in su e ci vediamo al prossimo video, ciao!